E bentornati amici ed amiche nel mio canale Profumi e Balocchi. Come vi ho detto poco fa, sarei tornata presto perché c'è un evento che vi devo assolutamente annunciare. Una cosa che è già successa, avete visto un piccolissimo frammento di video, che qui vengono chiamati shorts. Praticamente domenica verso mezzogiorno ho ricevuto a sorpresa la telefonata del mitico Martino del canale Martino Parfums World. Io e Martino siamo amici da circa 4-5 anni, e siamo, diciamo, colleghi qui su YouTube. Io seguo lui segue me e abbiamo iniziato a sentirci telefonicamente, a mandarci messaggi vocali o scritti da qualche annetto. È una persona che mi ha conquistata quasi subito perché come si fa a non essere conquistati da Martino, che è veramente la dolcezza, la sensibilità in persona. È sempre piacevole parlare con lui, è sempre piacevole discutere di profumi. E domenica, verso mezzogiorno, mi stavo preparando perché poi saremmo andati io e Riccardo a trovare la mamma di Riccardo a Milano e mi ha detto: "Ciao Anto, oggi cosa fai?" Gli ho detto: "Sto andando a Milano, però torno presto." Cioè, voglio dire, speravo che mi dicesse quello che poi mi ha detto. Mi fa: "Perché voglio farti una sorpresa, voglio venire a trovarti." Io ho fatto letteralmente i salti di gioia perché non vedevo l'ora di conoscere Martino di persona. Lui abita a circa un'oretta e mezza da qui, però quando c'è l'amicizia, quando c'è la voglia di conoscersi e incontrarsi, insomma, non c'è ostacolo. Ovviamente non abita in Sicilia o in Sardegna, lì sarebbe stato decisamente più difficile, però a un'ora e mezza da qui gli ho detto: "Guarda, io sicuramente 5-5 e mezza sono a casa." Quindi lui mi ha detto: "Allora io alle 5 e mezza, 6 sono da te." Ovviamente ho passato il pomeriggio con l'emozione, no? L'ho raccontato anche a mia suocera, a Riccardo, gli ho detto: "Guarda, verrà a trovarci una persona veramente straordinaria che non vedo l'ora di conoscere di persona." Infatti, poi noi siamo tornati verso le 5, ho messo un po' in ordine la casa e lui è stato puntualissimo, alle 6 è arrivato. Allora, a parte che molti di voi che mi stanno seguendo conoscono Martino, probabilmente anche di persona, Martino, devo dirlo, è bellissimo, bellissimo. Io sono rimasta. È bello anche vedendolo in video, vedendolo in foto, ma di persona io vi devo dire che veramente è un ragazzo alto, con un fisico della Madonna, bello, con questi occhi verdi che veramente gli ho detto: "Martino, cioè, fatti abbracciare perché vabbè." Poi la gioia di conoscerlo di persona. Allora, niente, è arrivato, ho fatto conoscere a Riccardo, con la quale si è instaurato subito un bellissimo feeling anche tra loro due. E nella prima ora, diciamo un'ora e mezza, ci siamo catapultati qui nel mio santuario profumato, e a snasare. Lui aveva portato cose sue, io gli ho fatto sentire cose mie, e è stato talmente carino di farmi questi piccoli doni piccoli, un corno, non sono doni piccoli perché adesso li vedrete, perché sapeva che ci sarebbe stata l'imminenza del mio compleanno. Allora, lui mi parlava da tempo di questo prodotto veramente magico che è un primer da utilizzare come primer occhi, cioè per l'ombretto. Io non uso molto l'ombretto, uso più che altro qualcosa di molto neutro. E uso tanto come potete vedere, le mie occhiaie sono veramente da competizione, nel senso che vinco sempre io perché uso tanto i correttori per le occhiaie. Lui mi ha detto: "Va bene, usalo anche lì perché va benissimo." E si chiama Urban Decay. È questo prodotto veramente magico, meraviglioso. Lui ha detto che lo trova solo su Notino e mi aveva consigliato di acquistarlo. E io stavo per le feste di Natale magari regalarmelo, perché non mi ricordo il quanto costa, però è un prodotto bellissimo anche da vedersi, un po' orientaleggiante, con questa tappo che sembra un po' una cupolina. E lui mi ha fatto vedere l'effetto di questo prodotto. Gli ho dato uno dei miei ombretti e se l'è messo qua sul braccio. Accanto ha messo una goccia di questo prodotto
e quando è asciugato ha messo lo stesso ombretto e la differenza è stata istantanea. Cioè, l'ombretto messo senza questo primer, sì, c'era, stava bene, però quell'altro era triplicato. Cioè, io sono rimasta veramente esterrefatta e questo è stato il primo regalo che mi ha fatto. E già questo per me è preziosissimo. Infatti prima ho detto regalini, ma non sono regalini. E poi mi ha portato un po' di fragranze sue che ama, come io gli ho fatto annusare alcune mie preferite, lui mi ha fatto, ma è arrivato con sto borsone pieno di profumi e sembravamo due bambini in un negozio veramente di giocattoli, perché eravamo qua sul lettone a scherzare, spruzza di qua, spruzza di là, e mi ha fatto annusare un po' di cose sue. Poi, dal momento che Martino è così generoso, io lo avevo immaginato, mi aveva portato da sentire il suo meraviglioso Midnight Poison. Lui ne parla sempre nei suoi video, è il suo profumo preferito, è introvabile, se lo trovate lo pagate veramente un occhio della testa. E mi ha detto provalo perché così senti che cos'è. Allora, è difficilissimo da aprire. No, ho paura di romperlo. Comunque, me lo sono spruzzato su questo braccio e veramente l'estasi, perché questo profumo è altro che la nicchia, cioè la nicchia gli spiccia casa sto profumo, come si suol dire. Ed è veramente la magia, è un profumo veramente magico, notturno, è un floreale molto sensuale, misterioso. E poi mi ha fatto sentire altre fragranze, dopodiché mi ha detto: Anto, questo qua te lo regalo perché ho visto che ti piace, sai che io ci tengo tanto questa fragranza, però è giusto che anche tu ne abbia un po', e devo dire che ce n'è più della metà, e devo dire che uno spruzzo basta 3 giorni. Quindi la meraviglia di aver ricevuto proprio da Martino, che l'ha sempre osannato e io sono una seguace, questo profumo è veramente magico, meraviglioso, ed è oltre ad essere un regalo prezioso, acquista ancora più valore per me proprio perché mi è stato regalato da Martino. Questo è un profumo meraviglioso, veramente io non ne conosco di simili, non ricorda nient'altro, sento qualcosa di legnoso, di fruttato, di floreale, c'è tutta la notte misteriosa in questa fragranza, che secondo me è adatta anche un po' per tutte le stagioni. Quindi questo è stato un altro gioiello che mi è stato regalato da Martino. Poi, andando avanti, io gli ho fatto anch'io dono di alcune cose mie, non perché me ne volevo liberare, perché comunque ho sentito che gli piacevano, gli ho detto tienilo, questo tienilo, questo tienilo. Insomma, è stato proprio uno scambio di passioni tra amici che si vogliono bene, ecco, ed è stata una cosa meravigliosa. Oltre a questo profumo, mi ha portato, questo ha detto che me l'aveva portato proprio perché me lo voleva regalare, l'introvabile indaco dell'erbolario. Siccome proprio perché è introvabile, io non l'avevo mai trovato, ovviamente, perché ne sentivo parlare, lo sentivo ricercatissimo da tutti. Io non l'ho mai avuto modo di sentirlo, però l'ho sentito quella sera, domenica, e ho detto: cavoli, anche questo ha un suo perché, nonostante sia dell'erbolario, che comunque è un'azienda di tutto rispetto e fa dei profumi di tutto rispetto, è buonissimo anche questo. C'è del cacao, almeno al mio naso c'è del cacao, c'è della frutta, sicuramente c'è della vaniglia. Anche questo profumo introvabile e non è, non mi ricorda nient'altro, almeno legni. È buonissimo, buonissimo. E anche questo ovviamente raggiunge vette di valore esorbitanti, ovviamente, proprio perché è un regalo fatto con l'amicizia, con l'amore, col cuore.
Poi mi ha fatto sentire altri profumi e niente, poi veniva ora di andare a fare da mangiare, siamo scesi e ci siamo messi in cucina, io, lui e Ricky, a chiacchierare di tutto perché a noi piace conoscere le persone, abbiamo parlato di musica, di cinema, di barzellette, di libri. E mentre io facevo la pasta, ho visto veramente con tanto piacere che anche Ricky era veramente entusiasta di questa persona meravigliosa che è Martino. E io continuavo a sentire nell'aria qualcosa, dicevo, ma io sento qualcosa che mi hai fatto sentire prima e non riuscivo bene a definirlo. Poi quando abbiamo finito di mangiare, siamo stati ancora a tavola a prendere il caffè, abbiamo preso l'amaro, insomma è stata proprio una cena rilassante tra amici, mi sembrava di conoscerlo da tantissimo, anche Ricky l'ho visto proprio. Poi Ricky è una persona che va d'accordo con tutti, poi è stato felicissimo, mi fa, finalmente anche tu conosci un po' di amici tuoi che vengono trovati, perché qui di amiche mie non ne vengono molte perché non sono proprio vicinissime a Vigevano. Ho conosciuto tanti amici di Ricky, però finalmente prima Claudia, poi Martino, è stato proprio un regalo per il mio compleanno questo, devo dire la verità. E sentivo nell'aria questo profumo, dicevo, cos'è, cos'è, cos'è? Siamo risaliti al profumo che poi lui mi ha generosamente regalato, che è questo Yellow Jeans di Versace. Anche questo io non l'avevo mai sentito, non lo conoscevo. È una fragranza, anche questa è introvabile, perché anch'io poi ho guardato su internet, è una fragranza che veramente non la si trova. Ed è un profumo particolarissimo perché ha dentro la nota della camomilla. È buono, elegante, molto raffinato, floreale, però ha questa nota di camomilla che lo rende diverso da tutti gli altri profumi che io posso avere. Adesso io sto cambiando un po', i miei gusti, sono orientata verso l'oud, verso la nicchia, quando posso permettermela, se no anche fragranze low cost o comunque commerciali. Però devo dire che questo profumo non assomiglia a nient'altro e mi piace tantissimo. Cioè, se uno mi avesse mai detto ti piacerà un domani il profumo alla camomilla, gli avrei riso in faccia. Invece questo è veramente spettacolare. Tra l'altro è pieno e lui molto generosamente me ne ha fatto dono. Quindi anche questo va a me, insomma, raggiunge la prima posizione fra i profumi, devo dire, preziosi, proprio nel mio scrigno di profumi preziosi. Proprio perché è un regalo. Non contento e non soddisfatto di questi regali preziosissimi, avevamo sentito profumi qui in camera che poi si è impregnata di questi aromi meravigliosi e anche durante, poi siamo passati in sala giochi a giocare. L'abbiamo fatto giocare al nostro nuovo gioco, nostro, di Ricky, la nuova invenzione di Ricky che si chiama Watch. Che è un gioco che sembra un orologio, ma in realtà si gioca un po' come una tombola. Comunque, è un po' difficile da spiegare. Un giorno faremo un video dove giocheremo a questo orologio che è in vendita, non nei negozi, però lo si può avere facilmente. E mi aveva fatto sentire questo profumo, anche lui introvabile, è un vintage di Yves Saint Laurent e si chiama Nu. Anche questo io non l'avevo mai sentito prima. E questo è un profumo celestiale, è un floreale, raffinatissimo, femminilissimo. Cioè, questo veramente è tra i floreali, perché io amo anche molti floreali, è veramente stupendo, fantastico. Questa è una versione addirittura vecchia, già non è trovabile quello rotondo, perché c'è una versione, rotonda. Questo è l'antecedente a quella versione, penso, riformulata rotonda, che già non si trova più e questo ancora meno. Questo è strano perché è fatto a cubo con il tappo così a cubo sovrapposto. Allora, le note io non me le ricordo assolutamente, però c'è l'incenso, c'è l'olibano, ci sono fiori e il patchouli. Allora, Martino me l'ha regalato perché sa che io amo i profumi incensati, soprattutto i liturgici. E su di me questo incenso c'è, ma è un incenso molto pulito, quasi al deidato, quindi non poteva che piacermi, non potevo che innamorarmi di questa fragranza. Poi
Quindi anche questo profumo devo dire che lo tengo proprio chiuso in questo scrigno particolarissimo che non vedevo l'ora di mostrarvi, proprio perché, a parte la magia della serata che poi è venuta fuori, lui è rimasto qui fino all'una di notte, abbiamo giocato, abbiamo bevuto, giocato, scherzato, insomma, abbiamo fatto foto. Insomma, è stato veramente un regalo precedente al mio compleanno che mi ha riempito il cuore di gioia e se prima ero affezionata e volevo bene a Martino, adesso è proprio come un fratellino, proprio gli voglio bene come un fratello. Quindi mi dispiace che non ci sia lui qui accanto a me perché poi non abbiamo avuto tempo di fare video insieme e poi avevamo da fare cose, abbiamo parlato tantissimo di cose anche private, quindi il video non l'abbiamo fatto, però appena ho avuto un attimo, come vedete, ho fatto il video con Martino Parfum. Quindi devo dire che sono veramente orgogliosa, sono onorata di conoscerti, Martino. Spero che questo video ti piaccia perché è proprio dedicato a te con tutto il mio affetto, tutto il mio amore. E sei un ragazzo fantastico, sei bellissimo, perché lui non vuole mai farsi vedere in viso, ma è proprio bello, bello, bello. Questi occhi verdi che incantano, veramente incantano. E niente, io parlo a lui direttamente. Martino, questi profumi sono gioielli per me, preziosissimi, li tengo sempre con me, li ho messi vicino che anche quando sono qui a letto me li guardo ogni tanto e penso a quella bellissima serata che deve assolutamente ripetersi. E quindi niente, ho voluto parlarvi di questa cosa super bella che mi è successa, questa sorpresa meravigliosa che mi ha fatto Martino. E spero che si ripeta presto, quindi questi sono veramente i gioielli, i preziosissimi e introvabili regali che mi ha fatto Martino. Ne manca ancora due. Eccoli qua, e quindi ancora grazie Martino per i tuoi regali. Io spero di sentirti presto, di vederti presto e ti saluto, saluto tutti voi, mando un grosso bacio di buon giovedì uggioso qui in campagna e a presto dalla vostra Antu. Ciao!